Ecco, tra le tantissime critiche positive, quello che si legge in tutti gli articoli è il grande affiatamento tra tutti i membri della compagnia che sono anche con noi in sala questa sera. Era il lato sessuale, Esatto, come si costruisce un affiatamento simile? Ma per quanto riguarda questo spettacolo, devo dire che siamo molto fortunati perché insomma, già ci conoscevamo da tempo tutti quanti. Io ho lavorato con Gianluca, ho lavorato con basta. Con lui, però insomma li conoscevo da tempo, no, anche con Piero, scusami, Piero abbiamo fatto un bellissimo musical. Dario Del Fosco, che è il nostro grande amministratore, lo conoscevo. Ci eravamo conosciuti a Regina Cechi, in carcere, e poi io sono uscito prima, lui è uscito dopo, però insomma, ci siamo rivisti in tournée. E devo dire che, adesso scusate, adesso siamo, che veniamo da un viaggio di 300 km, allora buttiamo un po' sullo scherzo. E questo spettacolo che voi vedrete, spero questa sera, lo vedrete? Si serve molto dell'affiatamento perché è uno spettacolo talmente preciso, perfetto, è un orologio che il fatto di essere amici, di conoscerci, di avere una grandissima sinergia serve tantissimo. Adesso questo spettacolo si può fare anche se ci odiavamo perché siamo tutti professionisti, quindi poi sul palco noi fingiamo di essere qualcun altro, però il fatto di avere un grande affidamento sicuramente è una marcia in più per questo tipo di spettacolo. E lo vedrete in scena, poi Gianluca e io ci conosciamo veramente da una vita, c'è un grande affetto, una grandissima intesa e ci divertiamo molto anche con loro e il pubblico se ne accorge, e questo è fondamentale. Poi, da un punto di vista, dicevo, sessuale, poi magari insomma, le due donne della compagnia che magari insomma, sono delle bambine, sempre delle bambine, parliamo di Biancaneve. A un certo punto Biancaneve è... No, non andare avanti. No, basta così. Sono i nani che fregano. Ecco, volevo... Lei si è accorto che c'è un tavolo più corto dell'altro? No, non Adesso ci un gomito non ci sono sono fatto caso. Posso dire il nostro progetto prossimo di Gianluca? Certo, è la mia prossima domanda. È la tetralogia di Alien. Il problema è far entrare l'astronave, la Nostromo, in scena, però per il resto dei pupazzi, delle cose faremo Dei dei cartonati. ma prima, infatti, volevo chiedere, prima di parlare magari dei prossimi progetti, com'è stato riportare in scena Taxi a due piastre dopo comunque tutto il successo sempre che ha avuto questo testo di questo autore inglese che da oltre 30 anni comunque ha, come dicevo anche l'altra sera nell'intervista, ha un successo incondizionato in tutto il mondo e poi ha fatto oltre 500 repliche. Sì, io sì. Perché hai scelto di riportare in scena questo spettacolo? Beh, tanto perché è un testo che funziona tantissimo e quindi di conseguenza in mezzo, in un momento anche di, come dire, in cui si deve scegliere, in cui i teatri hanno i problemi che hanno, e via dicendo, bisogna giocarsi di poker, calare i poker, diciamo, ecco. E questo lo è a tutti gli effetti in realtà, devo essere sincero, ma non perché lo facciamo noi, perché insomma, lo è di scrittura. È uno spettacolo che, come giustamente credo sia scritto o nel librettino di sala o da un'altra parte che ho letto, ha debuttato nell'82, credo, a Londra. È rimasto in scena per 9 anni consecutivi. Venne importato poi dalla premiata ditta Garinei e Giovannini, che affidò il ruolo a mio padre del taxista, anche se lui voleva fare il ruolo suo. Sì. E poi invece Garinei lo convinse a fare il taxista e ci fecero un cast. Dopodiché la commedia è rimasta, come dire, dopo che la fece Garinei e Giovannini, la fecero loro chiusa in un cassetto e io nel 2000 telefonai alla Pala, fece nell'82 e io nel 2000 telefonai alla Petruzzi, che è l'agente di Cunei per l'Italia, e comprai i diritti e debuttavo al Festival di Borgo Venezia nel 2000. E da lì poi, con un susseguirsi di diversi cast, diversi attori, tutti quanti bravissimi,
compresi ovviamente i nostri di adesso. Io sono arrivato, l'unico superstite, diciamo, di questa cosa, sono arrivato a 509, 10, non so quante sono adesso. Abbiamo festeggiato a Torino la 500esima replica, sì. E rimetterlo in scena, cioè, è stato facile, perché io non l'avrei, devo essere sincero, probabilmente non l'avrei nemmeno più rifatto se non fosse arrivato lui, che è arrivato a maggio alla Sala Umberto, quando abbiamo debuttato a Roma. Perché tutto sommato avevo in programma un'altra cosa che sto facendo, peraltro, nei tempi in cui non faccio il taxi, e quindi probabilmente forse non l'avrei anche lasciato perdere. Invece con l'arrivo di Giampiero, diciamo, la cosa ha acquistato una grande freschezza nuova, e a parte il piacere di lavorare con lui, che siamo amici da molti anni, però forse, ripeto, forse non l'avrei. E invece così abbiamo messo insieme una nuova avventura che si presume dovrebbe durare ancora molto tempo, perché per come è l'esito, per quello che è l'esito dello spettacolo, probabilmente potremmo stare in giro 3 anni, insomma, ecco, consecutivi, però non intramezzati, sì, presumo di sì, con delle lunghe tenature nelle grandi città, tipo Pieve di Cento, 2 o 3 mesi, poi aprire uno stabile, lo stabile di Pieve di Cento. Ho scoperto ieri, non sapevo di questa cosa del Borgatti, a cui io, del vostro teatro, a cui io sono particolarmente legato, perché ci sono stato, presumo anche con Taxi, la prima edizione del 2001, poi facevo l'allestimento di Promesse Promesse, dove c'era Silvia Delfino e Renato Cortesi, e poi ci sono tornato ancora io a fare altre 2 cose, e poi andò via il direttore artistico, che all'epoca era... Com'è? Maserati, bravissimo, andò via, bravissima signora. Andò via Maserati, e quindi il nuovo direttore non mi ha più chiamato. Però Lamborghini era lui, sì, esatto. E quest'anno torno. C'è ancora Lamborghini, cioè è tuttora Lamborghini, e porta. No, c'è Ferrari adesso. Pure. E quindi sono contento, però ho appreso ieri sera di questa tragedia della chiusura del Borgatti, e ne sono molto dispiaciuto. Mi hanno detto anche la cifra, io volevo partecipare, mi hanno detto la cifra che serve per riaprirlo, e io potrei voler partecipare, ma non credo che lo riapriremo dopo la mia offerta, ecco, insomma, non ho dei dubbi su questo. Grazie. Ecco, ma a proposito di questo spettacolo, senza svelare troppo, che cos'è un taxi a 2 piazze? È un giallo, è una commedia noir, è un noir, sì, sì. Un po' Match Point, no, beh, dico io che sono arrivato per ultimo, insomma, io è vero che sono arrivato per ultimo come attore. Anche di Blasio? Anche di Blasio. Siamo andati insieme, accompagnati, ma io questo spettacolo... Anche Del Fosco. Anche Del Fosco, però Del Fosco poi lo vengono a riprendere col cellulare, no? Non con il cellulare, con il della polizia, lo vengono a riprendere e lo portano agli arresti domiciliari. Io sono un grande fan di questo spettacolo, lo dico sempre, perché fin dalla prima versione io sono sempre andato a vedere tutte le versioni, perché è uno spettacolo che mi fa ridere tantissimo, perché è uno spettacolo dove si ride di continuo. Il problema è che adesso vediamo pure in scena, io continuo a ridere in scena, e non essendo più spettatore, no. Però è la storia di un tassista, Mario Rossi, che per un incidente, lui vuole soccorrere una vecchietta salita da 2 delinquenti, insomma, si prende una botta in testa, lo portano in ospedale, e nel momento del trauma dà 2 indirizzi diversi. Perché? Perché lui in realtà è sposato, è sposato con 2 donne, 2 famiglie, da tempo, no? In memore, da 4 anni circa. Da 500 re. E da lì poi arrivano un brigadiere e un ispettore per far luce su questi fatti avvenuti, e da lì si innesca il dramma, quindi lui dovrà correre da una casa all'altra per cercare di salvare il salvabile. In tutto questo ci sono io, che sono il... naturalmente ci sono le 2 mogli, c'è un inquilino... piano di sopra, anche tu stai, no, tu sei, sta sopra il mio, sta sopra il tuo piano, ah, è vero, dell'altra casa, sì, che sono 2 case,
E io sono l'inquilino del piano di sopra di una delle due case, il suo amico che comunque è un pasticcione, un disoccupato che tenterà di aiutarlo, ma in realtà complicherà la situazione. Ma è uno spettacolo molto 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 divertente. Poi insomma, ecco, ti posso dire una cosa? Cioè, qui stai benissimo, grazie. C'è anche Dario. E insomma, è divertente. Voi lo vedete, poi insomma, ditecelo dopo lo spettacolo: o ci menate, ah, bugiardi! Oppure complimentatevi, si dice? Sì. Con noi e con loro. Silvia Delfino, Bianca Marianelli, Leonardo Cortesi, Piero Di Blasio e il terzo figlio d'arte della compagnia, perché... figlio di Roger Moore, sì, esatto. Antonio Moore. Antonio Moore, no, Antonio è figlio di Raffaele Piso. Oddio, così dicono. Ma la mamma è certa. Sì, sì, ci assomigli. Papà ti ha riconosciuto. È lui.